chi volesse appunto leggerlo, chiediamo una sottoscrizione di 5 euro perché appunto, visto che le idee sono materiali, anche poi diciamo, fare politica ha una sua materialità e quindi ha anche dei costi, e quindi chiediamo appunto una sottoscrizione in questo senso e approfitto anche di questa occasione per ricordare degli appuntamenti che hanno una grande importanza per noi dal punto di vista del conflitto sociale, lo sciopero generale che i sindacati di base, tra cui l'USB, l'Unione Sindacale di Base, ha proclamato per il 10 di novembre, che pensiamo sia un momento fondamentale di conflitto rispetto alla finanziaria e in generale alla politica economica di questo paese. E il giorno dopo, sono 2 giorni di mobilitazione, l'11 novembre la manifestazione politica delle forze che confluiscono in Eurostop, manifestazione a Roma, che speriamo sia il più possibile partecipata e chiediamo anche in questo senso che chi non potesse partecipare, se ha voglia che riesca la manifestazione, dia una sottoscrizione, in modo che possano andare più persone possibili. Bene, diamo la parola all'autore. Prego. Mi sentite? Tutti? Beh, io ringrazio Michelangelo per la sua introduzione particolarmente acuta e puntuale, talmente acuta e puntuale che praticamente rende inutile la mia presentazione. Però siccome sono molto a Torino, non voglio essere molto per niente, allora la faccio lo stesso. Lo scopo di questo non è un libro, è un opuscolo, è indagare su che cosa è la conoscenza e chi la produce, come la produce e per chi. Quindi in questo opuscolo non si tratta di elucubrazioni intrise di soggettivismo e idealismo, che è di gran nulla regola, ma di concezioni fermamente basate sull'impianto teorico marxista, il cui scopo è quello di essere utili alla lotta del proletariato. Più specificamente, l'importanza è primo, indagare su come, primo, come viene generata la conoscenza, sia individuale che collettiva. Secondo, se la produzione di conoscenza generi valore e plusvalore. Terzo, se i lavoratori mentali facciano parte del proletariato. E quarto, stabilire come la conoscenza, tutta la conoscenza, abbia un contenuto di classe e quindi contraddittorio. Il compito non è facile perché la teoria marxista della conoscenza è rimasta sottosviluppata rispetto ad altri campi di indagine della teoria marxista, come per esempio la teoria delle crisi economiche. La teoria della riflessione di Lenin, purtroppo, secondo me, è stato un passo indietro rispetto a Marx e questo rende ancora più difficile avanzare verso una teoria della conoscenza marxista. Ora, per incominciare, dobbiamo liberarci da due errori. Il primo errore è una nozione sbagliata, ma quasi universalmente diffusa, che la conoscenza sia immateriale. Ma contrariamente al pensiero corrente, la mia tesi è che la conoscenza sia materiale. Infatti, alla base del processo conoscitivo vi è un'erogazione di energia umana, che cambia il sistema nervoso, cioè le connessioni tra i neuroni del cervello che si chiamano sinapsi. Le sinapsi rendono possibili le percezioni del mondo sia materiale che sociale e i loro mutamenti sono alla base di mutate concezioni del mondo. Sono questi cambiamenti a livello delle sinapsi, che
a livello neurologico che rendono possibile una nuova percezione del mondo. I mutamenti nelle sinapsi sono un processo, un cambiamento materiale. Ne consegue che la conoscenza, anche se intangibile, è materiale. Negare la materialità della conoscenza significa negare i risultati della neuroscienza. Qui uno può pensare all'elettricità che pur essendo intangibile fino a quando naturalmente uno non tocca un filo elettrico, è materiale. Quindi il processo di conoscenza è un mutamento materiale anche se la conoscenza, cioè i mutamenti continui, devono essere materiali. Questa di primo acchito può sembrare una tesi un po' concorrente, però è assolutamente fondamentale fare chiarezza su questa cosa. Quindi la conoscenza, se la conoscenza materiale, la dicotomia non è tra realtà mentale e materiale, ma tra realtà oggettiva, cioè la realtà che esiste al di fuori di noi, e conoscitiva, cioè le nostre percezioni della realtà oggettiva e i mutamenti di tale percezione. Questa è la dicotomia. L'importanza di questa tesi, cioè della materialità della conoscenza, è enorme. Dal punto di vista filosofico non c'è una divisione tra mondo reale e il mondo delle idee che non sarebbero materiali. Il materialismo non è il primato della materia sulle idee, così come l'idealismo non è il primato delle idee sulla materia. Questa è una tesi comunemente accettata anche all'interno dei marxisti. La semplice tesi che vi sia un mondo che non sia materiale già di per sé è idealismo. L'idealismo non è il primato delle idee sulla materia. L'idealismo è accettare l'idea che ci sia una realtà che non è materia. E quindi la nozione, secondo me, corretta di materialismo è che non vi è realtà al di fuori della materia. Cioè, questo ha ramificazioni non tanto e non solo all'interno della filosofia, ma anche per esempio all'interno dell'economia, della teoria economica. Infatti, se la conoscenza non fosse materiale, come potrebbe essere produrre qualcosa di materiale? Qualcosa di non materiale non può produrre qualcosa materiale. Il materiale in questo senso, in questo caso, sarebbe per esempio il valore e plus valore. Quindi la conoscenza non potrebbe produrre valore e plus valore, cosa che nell'ambito della situazione odierna è ovviamente un'assurdità. Quindi si deve dimostrare che la produzione di conoscenza è anche produzione di valore e plus valore. Ora vediamo come e perché. Questo ha a che fare con il secondo errore fatto dai marxisti, e non solo naturalmente. L'errore è che essi non hanno modellato una teoria del processo conoscitivo sulle orme di Marx. La teoria di Marx ruota attorno a questa formula, da trovare nel primo libro del Capitale. Il capitalista investe una somma di denaro, simboleggiata come D, con questa somma di denaro compra la forza lavoro FL e i mezzi di produzione MP, li fa combinare in un processo produttivo, alla fine del quale abbiamo un prodotto P. Quando il prodotto viene venduto, il capitalista riceve una somma di denaro maggiore della somma di denaro investita inizialmente.
che lui chiama di con un apostrofo o di primo. Una delle grandi scoperte di Marx è che la differenza tra di e di primo è lo sfruttamento della classe operaia, il plusvalore. Ora si accetta comunemente, proprio perché si ignora una teoria della conoscenza, che questo processo riguardi la realtà che in genere si chiama materiale, ma che io chiamo oggettiva. Ma questo processo, questa formula può essere adattata anche per descrivere e analizzare il processo lavorativo mentale, con le dovute modifiche. Incominciamo da un punto fondamentale. I processi lavorativi sono fondamentalmente delle trasformazioni. E le trasformazioni sono i mattoni con cui la base dei processi lavorativi. Vi sono due tipi di trasformazioni. Le trasformazioni oggettive, che appunto riguardano la realtà al di fuori di noi, e le trasformazioni mentali, che appunto riguardano la nostra percezione e cognizione e teorizzazione delle trasformazioni oggettive. Le trasformazioni oggettive possono essere simboleggiate come segue: TO è la trasformazione oggettiva, FL è la forza lavoro, MO sono i mezzi di trasformazioni oggettive e OO sono gli oggetti di trasformazione oggettive. Per cui se io voglio fare delle scarpe, ho un mezzo di trasformazione oggettiva che è il martello e oggetti di trasformazione oggettiva che sono il cuoio, i chiodi, eccetera, eccetera. Le trasformazioni mentali sono leggermente diverse. TM sta per trasformazioni mentali. In queste trasformazioni c'è la forza lavoro, ovviamente, e poi la conoscenza, due tipi di conoscenza. Quella soggettiva, insita nella forza lavoro dell'agente di trasformazione mentale, e questa è sia oggetto che mezzo di trasformazione mentale, cioè quando io penso trasformo la mia stessa nozione, la mia stessa conoscenza. E poi c'è la conoscenza oggettiva, cioè che esiste al di fuori dell'agente di trasformazione mentale. Cioè, quando voi producete un certo tipo di conoscenza, usate anche la conoscenza materializzata, oggettivizzata nei libri, nei computer, eccetera. Quindi la conoscenza oggettiva esiste sia in forma fluida, cioè la conoscenza che io in questo momento ricevo da voi, sia come conoscenza oggettivizzata, congelata in oggetti, come libri, computer, eccetera. Però notiamo che la conoscenza oggettiva non è, la conoscenza oggettiva non è oggettiva nell'accezione tradizionale, come conoscenza vera che riflette la realtà senza distorsioni, come opposta alla falsa conoscenza. Anche questa è un'idea che è comunemente accettata da tutti i marxisti, in gran parte dovuto al fatto che si accetta la teoria della riflessione, fatta proprio tra gli altri anche da Lenin. La mia conoscenza è soggettiva per me, ma è allo stesso tempo oggettiva per gli altri agenti di trasformazione mentale. Quello che io sto dicendo adesso trasforma me stesso, ma quello che voi, se dovesse accettare o comunque riflettere su quello che dico io, diventa per me una conoscenza oggettiva perché passa da a voi, al di fuori di me stesso. Eh,
processi lavorativi sono unità dialettiche di trasformazioni sia mentali che oggettive. Quindi non c'è un processo lavorativo mentale in cui ci sono soltanto trasformazioni mentali, perché anche in questo momento, quando io produco conoscenza, spero di poterla produrre anche per voi, faccio delle trasformazioni mentali ma anche oggettive, consumo energia elettrica, eccetera, eccetera. Quindi il punto è che nei processi lavorativi mentali ci sono sia trasformazioni mentali che oggettive, così come nei processi lavorativi oggettivi ci sono non soltanto trasformazioni oggettive, ma anche trasformazioni mentali. Però questi due tipi di trasformazioni non sono buttati lì nel calderone e poi giri col maestro e vediamo come vengono fuori. No, queste sono delle unità di due tipi di trasformazioni dialettiche, nelle quali ci sono elementi determinanti e determinati. Qui vado giù per la maggiore perché non si potrebbe spiegare questo in maniera, diciamo, sufficiente. Mi limito a dare la definizione della determinazione dialettica. L'elemento determinante è tale perché è la condizione di esistenza dell'elemento determinato. A sua volta l'elemento determinato è tale perché è condizione di riproduzione o superamento dell'elemento determinato. Quindi se questo scambio di funzioni, e per cui un elemento, o diciamo un lato della relazione non può esistere senza l'altro, però hanno questi due aspetti, hanno funzioni, diciamo, diverse. Ora, nei processi lavorativi mentali sono le trasformazioni mentali che determinano quelle oggettive, e viceversa, nei processi lavorativi oggettivi sono le trasformazioni oggettive che determinano quelle mentali. Secondo quello schema. Allora, il processo lavorativo oggettivo, quindi adesso non parliamo più solo delle trasformazioni oggettive, ma del processo lavorativo oggettivo. Di parlare il microfono. Non mi avete. Cioè, vi ho perso perché non mi sentivate? No. Allora, il processo lavorativo oggettivo è quello lì, dove PLO è il processo lavorativo oggettivo, TO sono le trasformazioni oggettive, TM le trasformazioni mentali. Quella specie di freccia indica la direzione della determinazione, per cui quella che sta a sinistra della freccia è determinante, quello che sta alla destra della freccia è determinato, e PO è il prodotto oggettivo, un paio di scarpe. Mentre il processo lavorativo mentale, cioè il processo che genera conoscenza, è questo, in cui le trasformazioni mentali determinano quelle oggettive, e qual è il prodotto di questo processo? È la nuova conoscenza, CL, conoscenza nuova. Scusi, posso chiedere un'altra definizione di trasformazione? Come dici, scusa? Ha dato la definizione di trasformazione. Trasformazione è semplicemente trasformare qualcosa, mutare qualcosa in qualche cosa di diverso. Ecco. Semplicemente. L'opzione, diciamo, normale. Ora, la nuova conoscenza non è
la stessa conoscenza che è entrata nel processo lavorativo mentale all'inizio. Se ciò fosse, uno ipotizzerebbe che il tempo non esiste. Non, cioè, l'oggetto della trasformazione deve essere necessariamente diverso dagli input di quel processo. Anche se può essere il tipo di scarpa che produce o il tipo di conoscenza che produce, può essere una ripetizione di quella iniziale, in ogni caso la conoscenza che entra come input è diversa da quella che esce come output. E questo è questo simboleggiato come CN, al T1 significa il tempo 1, il tempo iniziale, è diverso da conoscenza al tempo T2 come prodotto. Ora, tutto ciò come lo collochiamo all'interno del sistema capitalista? Semplicemente il capitalista investe il capitale iniziale di, con questo capitale obbliga i suoi lavoratori a fare trasformazioni sia mentali che oggettive, però all'interno di questo processo le trasformazioni mentali sono determinanti. Da questo processo esce una nuova conoscenza, questa nuova conoscenza viene venduta per una somma di denaro superiore a quella iniziale. Di nuovo, la differenza tra D e D' apostrofo è lo sfruttamento dei lavoratori mentali. Ora, tutto ciò ha importanti ramificazioni. Prima di tutto, nel capitalismo i lavoratori mentali appartengono al proletariato, vendono la propria forza lavoro, devono produrre, lavorare con mezzi di produzione che non sono loro. Qui c'è una differenza importante tra il processo lavorativo oggettivo e quello mentale. Nel processo lavorativo oggettivo, quando un lavoratore o un insieme di lavoratori fanno delle scarpe, lavorano con dei mezzi di produzione oggettivi. Nel processo lavorativo mentale, i lavoratori mentali devono produrre con dei mezzi di produzione mentali che non sono loro. Cosa significa? Che loro usano la conoscenza insita nella propria forza lavoro, però siccome lavorano per il capitalista, è il capitalista o chi per lui, o chi per lei, che decide quale conoscenza generare, come generarla e perché. Quindi io non sono più padrone della mia conoscenza. Nel momento in cui mi metto al servizio del capitale, è il capitale che mi dice: tu fai questo, questo, quest'altro, lo fai in questo modo e lo fai per me. In questo senso i lavoratori mentali non hanno la proprietà del loro o dei loro mezzi di produzione mentale. Una seconda ramificazione è che i lavoratori mentali sono produttivi, non sono improduttivi. Essi, qual è la definizione di lavoratore produttivo nell'ambito della relazione tra capitale e lavoro? Il lavoratore produttivo lavora per il capitale, ma allo stesso tempo deve trasformare i valori d'uso. Qui c'è la distinzione che Marx fa dal primo libro del Capitale. Una merce è sia valore d'uso, nel senso che può essere usato in un modo o nell'altro, ma anche contiene valore. Cosa sono i valori d'uso mentale?
Essi sono semplicemente diversi tipi di conoscenza, cioè i diversi usi cui la conoscenza si presta. Quindi i profitti dei capitalisti conoscitivi, per dirlo così, sono prodotti dai loro lavoratori e non appropriati da altri capitali che producono valore e plus valore. Il terzo punto è che i lavoratori mentali sono una categoria in crescita, così che la crescita dei lavoratori mentali è di per sé la crescita del proletariato. Il proletariato non tende a sparire, ma tende a cambiare forma. Ciò dovrebbe essere chiaro alla luce della teoria di Marx. Ma sotto i colpi dell'ideologia capitalista e idealista, la sinistra ha abbandonato la sua teoria, cioè il marxismo, e il risultato è che la sinistra è diventata analfabeta della sua propria teoria, con conseguenze catastrofiche per sé, per la lotta di classe e per una prospettiva socialista. Una società socialista non è, come ci viene somministrato tutti i giorni, non è la sparizione del lavoro e la sua sostituzione da parte di automi sempre più intelligenti, ma la sostituzione del capitalismo con un nuovo modo di produrre basato sulla uguaglianza e sulla solidarietà, che sono gli agenti corrosivi del capitale. Ma nel suo insieme, il proletariato si espande o si restringe? Ora, la risposta presuppone che si faccia chiarezza su una tesi comunemente accettata, ahimè, anche negli ambiti marxisti, e cioè che le nuove tecnologie stiano rimpiazzando i lavoratori con mezzi di produzione, che questa sostituzione sia lineare e costante e che quindi il proletariato sia condannato a scomparire. Ci staremmo avviando verso una società completamente o quasi completamente automatizzata, in cui anche i lavoratori mentali sarebbero scomparsi. Ora, questa è fantascienza, ma non solo, è anche un pericolosissimo errore per la classe operaria. Infatti, l'utilità per il capitale di tale tesi è ovvia. Se il proletariato stesse scomparendo, scomparirebbe anche la lotta di classe e quindi la possibilità di una transizione verso il comunismo. Ora, questa tesi è intrisa non solo da una ideologia capitalista, ma è anche sbagliata. È sbagliata sia teoricamente che empiricamente. Questa tesi ignora la crescita dell'occupazione nelle economie emergenti, dove la proletarizzazione delle masse contadine è ancora indietro. Ma a livello globale, che è poi quello che interessa a Marx e quello che interessa a noi, il proletariato industriale cresce e cresce esponenzialmente. Non è vero che diminuisce. La forza lavoro industriale a livello globale è composta, diciamo, da i paesi emergenti, una volta si sarebbe detto altrimenti, e le economie sviluppate. Ora si vede che le economie sviluppate, che sono quelle che poi la linea rossa, la forza lavoro cresce nelle economie emergenti e cresce anche esponenzialmente, mentre la forza lavoro industriale nelle economie sviluppate cresce dal 1950, perché non so perché non è troppo in basso, questo grafico va dal 1950 al 2005, cresce dal 1950 circa il 1970-80 e poi cala.
Tuttavia, anche in questo caso si può dire che la forte lavoro industriale nei paesi, sviluppati cala tendenzialmente. Microfono. Cioè, scusate, cresce tendenzialmente. Essa cresce fino al 1980 più o meno e poi cala. Tuttavia nel 2005 era ancora molto maggiore che nel 1945-48. Quindi si può dire che tendenzialmente, almeno fino al 2005, la forza lavoro nei paesi sviluppati cresce. Ora, la tesi che va per la maggiore è che la diminuzione dell'occupazione industriale, a incominciare dagli anni 80 e certamente dagli anni 90, è dovuta alla disoccupazione tecnologica. Quindi quando incomincia a scendere, ora questo sarebbe l'effetto della disoccupazione tecnologica. E ciò porterebbe tendenzialmente alla sparizione del proletariato industriale. Ora vediamo i dati. Come si misura la disoccupazione tecnologica? Con il rapporto tra i mezzi di produzione e la forza lavoro per unità di capitale investito. Un aumento percentuale dei mezzi di produzione e conseguente calo percentuale dei lavoratori impiegati sono un indice della disoccupazione tecnologica. Più aumentano i mezzi di produzione, e siccome questi mezzi di produzione sono sempre più produttivi, più diminuisce l'apporto della forza lavoro. Quello che è sfuggito ai commentatori è che la composizione organica, cioè il rapporto tra mezzi di produzione e forza lavoro, non è solo un indice della produzione di valore per valore, ma anche dell'occupazione o disoccupazione tecnologica. Quindi abbiamo a nostra disposizione un modo abbastanza preciso e oggettivo per misurare la disoccupazione tecnologica. Questo è quanto succede nell'economia capitalista. Dall'inizio, anzi dalla fine della seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri, la disoccupazione tecnologica è cresciuta costantemente, anche se non linearmente, fluttuando. E questo grafico evidenzia che il rapporto tra i mezzi di produzione e la forza lavoro è aumentato del 221% dal 48 al 2015. Mentre nel 48 l'investimento in mezzi di produzione era di circa una volta e mezzo di quello investito in forza lavoro, nel 2015 il rapporto era diventato di 4,7. È quindi evidente che nuovi mezzi di produzione rimpiazzano forza lavoro, così creando disoccupazione tecnologica. Ma attenzione, questo non significa che il numero dei lavoratori diminuisca in termini assoluti, cioè che il proletariato si restringa sempre di più. Il capitale investito in mezzi di produzione cresce, ma cresce anche quello investito in forza lavoro, anche se di meno. Il capitale investito in forza lavoro cresce, ma di meno del capitale investito nei mezzi di produzione. L'occupazione assoluta può crescere o diminuire, ma se cresce, cresce di meno della crescita dei mezzi di produzione. Le nuove tecnologie causano la disoccupazione tecnologica, ma non quella assoluta.
Ora, le nuove tecnologie, se non causano la disoccupazione assoluta, esse causano però le crisi ricorrenti. Se esse rimpiazzano lavoratori con mezzi di produzione e se solo il lavoro produce valore plus valore, il tasso di profitto, che è il plus valore diviso per il capitale investito, non può che calare, anche se tendenzialmente. E infatti, questo grafico ci dimostra, evidenzia, il tasso di profitto negli Stati Uniti dalla fine del 48 al 2015, che come vedete cala tendenzialmente, cala sempre di più. Ci sono due linee. Ma anche diagramma. Devi cambiare il diagramma, mio. Oh. Ci sono due linee per dimostrare che la tassa di profitto cala. Quella più, il grigio più chiaro e il grigio più scuro. Il grigio più chiaro è semplicemente le misure del tasso di profitto. Però se uno, se uno prende in considerazione non soltanto la produzione di valore per valore, ma anche la ripartizione di questo valore tra capitale e lavoro, ora, il che vuol dire, se noi teniamo costante il tasso di sfruttamento, allora il tasso di profitto scende anche dal circa il 2000 scende anche dalla fine del 2000 ad oggi. Cioè, l'idea è questa: c'è una torta, il profitto, il valore del profitto. Questa torta può aumentare o diminuire. Se aumenta abbiamo un periodo di crescita economica, se diminuisce abbiamo un periodo opposto, di decrescita economica. Il profitto può aumentare perché abbiamo un periodo di crescita economica, ma può anche aumentare perché in un periodo di difficoltà economica il capitale, nella sua sete di plus valore e di profitto, si appropria di una fetta maggiore di una torta che si sta raggiungendo. A livello dell'economia globale abbiamo una crisi impendente. Nonostante ciò, il tasso di profitto aumenta semplicemente perché si mangia, il capitale mangia di più di una torta che diventa sempre più piccola. Ora, questa caduta tendenziale del tasso di profitto è l'humus su cui prosperano le crisi economiche. 12, nel periodo del dopoguerra fino ad oggi. E queste crisi diventano sempre più gravi. L'ultima del 2007-2009 è di gran lunga la più grave di tutto il periodo del dopoguerra, paragonabile se non addirittura superiore alla crisi del 33. Ora, questi dati si riferiscono all'economia statunitense, che come ai tempi di Marx quella inglese era quella principale, al giorno d'oggi è ancora quella statunitense. Ma lo stesso movimento che si nota nel paese economicamente più importante si nota anche a livello globale. A livello globale abbiamo lo stesso movimento tendenziale verso il basso del tasso di profitto mondiale. Quindi le nuove tecnologie causano sia la disoccupazione tecnologica che le crisi ricorrenti, ma esse non causano il raggiungimento del proletariato industriale, né a livello globale né nei paesi avanzati industrialmente. Allora, cosa determina
le fluttuazioni nel proletariato, sia espansive che restrittive. Ciò che determina le variazioni della dimensione dell'occupazione in termini assoluti, cioè la massa del proletariato, è il ciclo di accumulazione capitalista. L'occupazione cresce in un ciclo espansivo fino alla fine degli anni 70 e poi si restringe in un ciclo restrittivo. L'occupazione è la linea più scura, cresce fino alla fine degli anni 70 e poi decresce, mentre i mezzi di produzione crescono costantemente. Quindi l'occupazione prima cresce e poi decresce, poi cade. Ma la sostituzione del lavoro da parte dei mezzi di produzione, quindi la crescita relativa dei mezzi di produzione e quindi la disoccupazione tecnologica, è una costante di tutto il periodo del dopoguerra. Come abbiamo visto, questo ripete, evidenzia di nuovo la crescita della disoccupazione tecnologica. Per cui la tesi secondo cui la disoccupazione tecnologica farebbe sparire il proletariato in un movimento più o meno lineare si scontra con le osservazioni empiriche che evidenziano che la disoccupazione tecnologica cresce e cresce sia nel ciclo ascendente e quindi in una fase espansiva del proletariato che nel ciclo discendente e quindi in una fase di contrazione del proletariato. E consegue che la stessa causa non può avere effetti diversi e contraddittori. La disoccupazione tecnologica non può causare una crescita del proletariato e una decrescita del proletariato, perché essa cresce costantemente. Allora, la disoccupazione tecnologica modifica nel corto periodo la crescita o la decrescita del proletariato, cioè modifica nel corto periodo gli effetti sul proletariato dei cicli di accumulazione capitalista. Ora, riassumiamo. Tutta la realtà, anche la conoscenza, è materiale. La vera distinzione non è tra lavoro materiale o manuale e lavoro mentale, ma tra lavoro oggettivo e mentale, entrambi materiali. Il lavoro è oggettivo o mentale a seconda di quale delle due trasformazioni è determinante, nell'ambito appunto di una relazione dialettica. Se i lavoratori mentali non posseggono i mezzi di produzione e devono vendere la propria forza lavoro, il lavoro mentale produce valore e plusvalore ed è oggetto di sfruttamento. Manca il numero 5, 6. Quindi essi fanno parte, assieme ai lavoratori oggettivi, della classe operaria. Manca la coscienza che i lavoratori mentali fanno parte del proletariato moderno, che essi sono oggettivamente alleati delle altre sezioni del proletariato. Ne consegue che le innovazioni tecnologiche cambiano la forma del proletariato, ma esse non provocano la sua sparizione tendenziale o di lungo periodo. Esse causano disoccupazione nei settori in cui i mezzi di produzione sostituiscono la forza lavoro e occupazione nei nuovi settori, compresi quelli che producono la conoscenza. Ma la bilancia tra crescita e decrescita, qualunque essa sia, può solo modificare gli effetti sul proletariato dei cicli di accumulazione capitalista.
Il proletariato si espande e si contrae. Questo movimento non può essere abolito perché è insito nei cicli di accumulazione capitalista, che sono le caratteristiche essenziali del sistema. Il proletariato non è condannato a morire, è condannato a vivere sotto il giogo del capitale. Ora vengo brevissimamente al secondo tema dell'opuscolo, al secondo tema dell'opuscolo che riguarda la conoscenza, la conoscenza come un modo di competizione tra capitale e lavoro. La prima considerazione è, e quindi mi limiterò a dire un paio di cose sulle tematiche. La prima considerazione è che l'analisi della produzione di conoscenza si applica anche a Internet, ma con importanti specificità. Su Internet operano non solo i lavoratori mentali, chi è al servizio del capitale, ma anche i cosiddetti agenti mentali, quelli che io chiamo agenti mentali, coloro che producono conoscenza non per aperta, per se stessi, per diletto, per lavoro, comunque non sono al servizio del capitale. Queste informazioni, questa conoscenza, vengono appropriate dal capitale tramite i suoi lavoratori mentali. I lavoratori mentali quindi producono valore e plusvalore attraverso l'appropriazione della conoscenza generata dagli agenti mentali, cioè da tutti noi quando, per esempio, facciamo una ricerca su internet, oppure giochiamo con altri su internet, eccetera, eccetera. Il capitale sfrutta non gli agenti mentali, ma i lavoratori mentali. Essi sono una nuova forma del proletariato industriale. Secondo, la nuova conoscenza appartiene al capitalista, ma a differenza del prodotto oggettivo, le scarpe, una copia rimane ai lavoratori nella loro testa. Quindi questa conoscenza può essere usata anche dal lavoro per rivestire il dominio del capitale. Ciò non significa che questa conoscenza non abbia un contenuto di classe, cioè il fatto che possa essere usata dal capitale o dal lavoro non significa che non abbia un contenuto di classe. Essa può essere usata per fini contraddittori perché è prodotta dal lavoro per il capitale. Quindi questa la possibilità di essere usata dal lavoro o dal capitale è insita nel modo in cui questa conoscenza è stata prodotta. Facciamo un esempio. La produzione di una pistola e quindi della conoscenza necessaria per tale produzione. Se può essere usata sia dal lavoro che dal capitale, non è perché non ha un contenuto di classe, ma perché ha un doppio e contraddittorio contenuto di classe. Praticamente perché è stata prodotta in una società in cui la pistola è necessaria. Sia, se vogliamo riferirci al ladro, quello che si difende dai ladri e polizia, i ladri e la polizia esistono in questa società che richiede anche la pistola. Ma è questa società che richiede questo tipo di conoscenza. Questa conoscenza non sarà la conoscenza su cui si baserà una nuova società, in cui non ci sarà bisogno né di ladri né di agenti. Poi, qui c'è, trattiamo di un mito. Il mito che il processo lavorativo mentale nell'internet sarebbe il regno della libertà e della creatività. In effetti, il processo lavorativo mentale in internet e non solo
è organizzato gerarchicamente in maniera capitalista, delle posizioni più qualificate in cui i lavoratori mentali possono o addirittura sono spronati a applicare la propria creatività a quelle meno qualificate e ripetitive, proprio come in un processo di produzione capitalista che produce scarpe. La generazione di conoscenza va da un massimo di coercizione a un massimo di libertà, ma questa libertà è una libertà circoscritta entro i confini imposti dal capitale, in ultima istanza la generazione di valore più valore. Per esempio, dietro l'apparenza di un lavoro flessibile e stimolante si nascondono lunghe giornate lavorative, lunghe e frequenti ore di straordinario non pagate e la massimizzazione dell'intensità del lavoro. Inoltre, anche le loro competenze, cioè quelle più qualificate, sono soggette a dequalificazione e il loro lavoro è soggetto agli alti e bassi del ciclo economico. Questo opuscolo descrive in dettaglio l'esempio della produzione di videogiochi. Per concludere, Internet non cancella la divisione tra capitale e lavoro, e quindi anche la produzione di conoscenza, e quindi non cambia la legge del valore. Internet è una specifica arena globale per la produzione di valore e plus valore e per la produzione di conoscenza con contraddittori contenuti di classe. Essa forma e rimodella nelle sue specificità la contraddizione tra capitale e lavoro nel campo della conoscenza. E qui concludo, come concludo appunto l'opuscolo, la sua analisi non richiede che si scarti la legge del valore di Marx, basta saperla applicare. Grazie. Bene, ringraziamo l'autore per la relazione estremamente ricca e analitica. Io invito appunto a leggere il testo, che è estremamente fecondo di spunti ulteriori. Ricordo appunto che il testo è disponibile, ci sono anche degli altri materiali politici prodotti da noi, sulla base appunto di una sottoscrizione possono essere presi. E darei la parola a Mauro Casadio della Rete dei Comunisti per delle considerazioni conclusive prima di aprire il dibattito. Conclusive mi sembra una parola grossa, perché la tematica mi sembra bella complessa, complicata, anzi direi che questo opuscolo può aprire una fase di ricerca e di elaborazione. E diciamo che io penso che sia oggi importante riprendere un filone di ricerca e di pensiero che a sinistra, tra i comunisti, non solo a sinistra, perché la dobbiamo dire tutta, è stato abbandonato. Ma è vero, la sinistra è analfabeta. In realtà noi siamo stati abituati in questi anni a ragionare tutto di una politica, diciamo, sovrastrutturale, che ha praticamente nascosto tutto quello che è stato il presupposto teorico, analitico del marxismo. Da questo punto di vista io credo che questa è una battaglia importante, che come Rete dei Comunisti facciamo ormai da diverso tempo, a partire dalla vicenda di un recupero della teoria sull'imperialismo, adeguandola al contesto attuale. Dunque, il libro di testo di Mino, che conosciamo e col quale stiamo lavorando da moltissimo tempo, è un altro tassello che noi vogliamo mettere a un lavoro di elaborazione. A questo punto, però, come dire, non parla solo più delle dinamiche economiche oggettive internazionali, ma affronta anche un versante che è quello della soggettività, cioè dei soggetti sociali, di come vivono e di come si percepiscono. Per cui da questo punto di vista, e questo è un impegno che ci prendiamo come Rete dei Comunisti, e su questo come sono alcuni elementi che voglio mettere, diciamo, in evidenza. La prima questione è
perché il lavoro mentale non il lavoro intellettuale. Se abbiamo da parlare di lavoro intellettuale, in realtà il termine intellettuale presuppone una, come dire, una visione ideologica, perché l'intellettuale è quello libero, che ragiona liberamente, che... e sembra che oggi usare il termine mentale significa riportare con i piedi per terra una relazione sociale che è quella dello sfruttamento, così come quando i mezzi di produzione erano quelli della catena di montaggio o della fabbrica, della grande fabbrica, gli organi usati erano quelli del braccio, oggi anche altri organi vengono messi direttamente a produzione. Come dice Mio, non c'è una separazione diretta tra queste due cose, ma oggi è direttamente l'elaborazione mentale, l'uso dello strumento del cervello che viene messo a produzione di profitto. Per cui su questo, per esempio, nella sinistra, anche antagonista, tutto il filone dell'operaismo, dell'autonomia, su questo credo che hanno preso non solo delle sbandate, ma poi credo abbiano fatto anche delle verifiche abbastanza negative, perché poi la proletarizzazione dei cosiddetti ceti medi, e qui in Italia, nei centri imperialisti, sono ceti medi che svolgono soprattutto lavoro mentale, non lavoro manuale, soprattutto, ma non in totale, assolutamente, anche che poi, diciamo, il lavoro manuale viene svolto dagli immigrati, in gran parte. Se andiamo a vedere poi, non è un caso che in Italia ci sono 5 milioni di emigrati, soprattutto lavoro mentale, come stiamo dicendo, e 5 milioni di immigrati. Per esempio a sinistra questa cosa non viene mai detta, si parla dell'immigrazione, io con un taglio o un altro, ma non si parla mai dell'emigrazione, che riguarda esattamente questo tipo di forza lavoro. Questa è una battaglia, per esempio, che noi restiamo, sta facendo e sta portando avanti. Dunque, la questione di distinguere, cioè dare capire che cosa significa lavoro mentale, però in termini pratici, è una cosa importantissima. Credo che quando Miro fa tutte quelle formulette che ci fanno venire mal di testa, però so esattamente questa cosa, ci fa venire mal di testa per colpa nostra, perché non siamo abituati a questo tipo di ragionamenti. Questo per esempio è un elemento che va messo in testa. L'altro elemento che mi sembra che emerge chiaramente dal lavoro di Mino è la questione della composizione organica di capitale. Composizione organica di capitale significa sviluppo delle forze produttive, che noi lo vediamo sul grafico, concretamente significa aver portato sviluppo in molte aree del mondo, tanto da oggi rendere gli Stati Uniti il soggetto per eccellenza egemone a livello mondiale dal 45, ma soprattutto dagli anni 90, dopo la fine del campo socialista, un soggetto se non uguale agli altri, ma quasi, perché l'Unione Europea è un soggetto competitore degli Stati Uniti, la Cina è un altro soggetto competitore degli Stati Uniti. Sto parlando delle contraddizioni interimperialistiche soprattutto, riguardano Unione Europea e Stati Uniti, ma parlo pure, diciamo, dello sviluppo di altri paesi che usano, nel caso cinese, il modo di produzione capitalistico, poi a fini, diciamo, della trasformazione sociale, questo lo vedremo e ce lo dirà la storia, noi non siamo chiusi a nessun tipo di ipotesi, però è chiaro che in cui ovviamente, come dire, quel tipo di sviluppo, aumento della composizione organica, crisi sociale, porta ai conflitti, e non dico alla guerra, ma sicuramente a una competizione mondiale che ci avrà esiti che ancora non sappiamo. Certo, questo è un periodo di equilibrio delle forze, di stallo politico, tant'è che gli Stati Uniti attaccano la Corea del Nord, ma però poi non fanno niente. Non è una cosa tanto marginale, evidentemente c'è un equilibrio delle forze a livello mondiale che non permette alla potenza egemone di rompere questa situazione, e non è che attacca sulla Corea del Nord, l'Iran, la Siria, il Venezuela, c'è una situazione tale per cui gli Stati Uniti, come dire, sono ingabbiati dallo sviluppo che loro stessi
hanno determinato gli anni 90 poi, portando le multinazionali, portavano le fabbriche in Cina, in India e via. Per cui capite quanto queste cose, che teoricamente ci fanno noi il mal di testa perché dobbiamo studiare le formule, poi praticamente invece ce le vediamo spiattellate nelle dinamiche quotidiane. C'è una cosa sulla quale io con Mio non sono d'accordo, la questione della teoria del riflesso. Secondo me parlare della teoria del riflesso oggi c'è pieno per matti, nel senso non è che è stato a parlare. Invece è una cosa importante perché è una chiave di lettura della realtà. Mio dice che Lenin o comunque il movimento del Novecento aveva una visione, come dire, dogmatica, schematica. Io penso che stanno negli scritti di Lenin spunti diversi, ma questo è un dibattito che facciamo, tant'è che nell'introduzione ho scritto che è un dibattito che andrà ripreso, perché non è una fissa intellettuale, è un'altra cosa, è capire quali sono gli strumenti di lettura della realtà. Perché se noi capiamo la realtà, forse capiamo pure in qualche modo come incidere nella realtà. Un'ultima questione che pongo pure a Mio, che mi è venuto in mente ragionando, che riguarda la questione della fotocopia. Cioè, giustamente, quando si fa il parallelo tra il lavoro manuale e il lavoro mentale, cioè il lavoro manuale viene completamente alienato dal padrone, nel lavoro mentale c'è un processo diverso, perché una copia rimane nella testa dei lavoratori. Mino dà una versione, come dire, ottimistica, giustamente, perché bisogna essere ottimisti, cioè questa è una condizione per la trasformazione verso il socialismo, verso il comunismo. Io penso che è una potenzialità effettiva questa. Però questa cosa a noi ci crea un problema politico immediato sul quale un attimo ragionare. Perché intanto la fotocopia tende a riprodursi in quanto proprio il modo di produzione riproduce sistematicamente questa fotocopia. E se per noi, per un'analisi marxista, la chiamiamo fotocopia, io ho l'impressione che per i lavoratori mentali oggi quello è l'originale. Che voglio dire? C'è un'idea sulla professionalità, c'è un'idea sul fatto che questo lavoro l'ho fatto io, non noi, l'ho fatto io, e voi capite che questo c'è un effetto politico. Poi, come dire, la storia, le contraddizioni e le nostre grandi capacità soggettive faranno capire a questi lavoratori che non è il prodotto individuale ma è il prodotto collettivo. Però oggi noi viviamo questa condizione. Il movimento di Grillo è esattamente la meritocrazia, la professionalità. È un problema politico, nel senso è un dato oggettivo, perché questa condizione di originale, di percezione della propria originalità, è una cosa che si riproduce strutturalmente, perché in tutti i momenti della produzione mentale produce questo effetto, però per noi diventa un problema politico da analizzare. Non so come si possa affrontare, però io penso che l'importanza del lavoro di Mino è proprio questa, che ci aiuta a ragionare non solo sul dato, sulla dinamica di fondo, ma ci aiuta a ragionare anche sulle forme che questa dinamica assume di volta in volta. C'è tempo quindi per un giro di questioni, proprio a partire dalla questione che poneva Mauro Casadio, vuol dire questa questione appunto, diciamo, della possibilità effettivamente antagonistica della conoscenza nel momento in cui riproduce comunque le dinamiche del capitalismo, che certamente è una questione significativa anche, permetto di dire, rispetto alla questione, quella che una volta si chiamava la classe in sé e la classe per sé, cioè il fatto che effettivamente i lavoratori mentali, no, appartengono al proletariato, non, diciamo, implica deterministicamente che siano una soggettività conflittuale, no, che abbiano coscienza di classe, no, perché la coscienza di classe non è, diciamo, un prodotto delle condizioni naturali, è il prodotto di una soggettività politica, cioè
Lenin in che fare diceva, cioè, la coscienza viene portata all'esterno, no? Non è in qualche modo spontanea. C'è la necessità di un progetto politico, c'è la necessità poi della funzione dei comunisti, fondamentalmente. Penso che questa sia effettivamente una questione. Facciamo magari un primo giro, raccogliamo delle questioni e poi facciamo magari un giro di risposte. Chi vuole iscriversi? Prego. Prego. Sono d'accordo sul fatto che siano irrisorie il fatto che si riconducano i lavoratori della conoscenza nell'ambito del proletariato, che questa è una cosa che ritengo fondamentale. L'unica cosa vorrei fare un'osservazione, perché dal punto di vista marxista, non ho letto il libro, teniamoci, darsi che dica anche delle sciocchette, una sciocchetta. Però mi pare che come Marx all'inizio del Capitale non parte dalla definizione di lavoro, non sia necessario adesso partire dalla definizione di cos'è la conoscenza, nel senso che Marx si limita a partire dal fatto che esiste il lavoro come merce, cioè quindi, da questo punto di vista mi sembra che la questione fondamentale non sia tanto definire che cos'è la conoscenza, ma definire, ma constatare il fatto che la conoscenza si presenta oggi come merce, cioè come oggetto che viene messo sul mercato. Tra l'altro mi sembra che il fatto che ciò che contraddistingue oggi la conoscenza non sia tanto più un fatto individuale come avveniva principalmente in passato, ma avviene come fatto collettivo organizzato da capitalisti che sono i mezzi materiali per poter organizzare il lavoro collettivo che produce un certo oggetto. Perché è un tema tra l'altro presente nel testo. C'era Francesco, prego. Sì, io volevo fare una domanda, vorrei fare una domanda sul rapporto tra i lavoratori mentali e i mezzi di produzione. Cioè lei ha detto che il capitalista possiede la conoscenza del lavoratore mentale in quanto decide come usarla, perché utilizzarla. Però una copia di questa conoscenza rimane comunque nel lavoratore, che è quello che stava dicendo prima Mauro. Questa copia può essere utilizzata quindi anche senza che il capitale assuma il lavoratore. Quindi diciamo c'è un problema, non un problema, cioè vorrei capire la questione tattica, cioè se io, lavoratore mentale, posseggo una copia di questa conoscenza e la utilizzo per fini esterni al capitale, posso cambiare la realtà oppure ho bisogno di appropriarmi di altri mezzi di produzione e unire la mia conoscenza a questi altri mezzi di produzione per cambiare la realtà? Gli altri mezzi di produzione potrebbero essere, che so, io per sviluppare la mia conoscenza, cioè per darle un valore, ho bisogno magari di un computer, ho bisogno di alcuni software, ho bisogno di strumenti che mi facciano capire, insomma, quanto la mia conoscenza è giusta e come posso utilizzarla. Ecco, ma se io non li posseggo, allora non posso utilizzare la mia conoscenza esternamente alla logica del capitale. Vorrei capire questa questione. C'era, sì, Oliviero, prego. Io che sono un dinosauro, come voi, volevo chiedervi se potete specificare un po' meglio la divergenza di vedute, ma soprattutto la posta in gioco del giudizio sulla teoria dei rispecchiamenti di Lenin. La questione epistemologica. La prossima puntata. Ci vediamo la settimana prossima. La prossima puntata. Non fare un giro di risposte e poi eventualmente raccogliere altre questioni. Thank you.
della copia, chi possiede la copia e chi l'originale, non penso sia il punto fondamentale. Il punto fondamentale è il lavoro produce quella conoscenza e quella conoscenza viene appropriata dal capitale, anzi il capitale prima ancora di appropriarsene determina come, quando e perché quella conoscenza viene prodotta. Ora, se diciamo che il lavoro tiene una copia di quella conoscenza, non diciamo necessariamente che il lavoro non sia il produttore di quella conoscenza. L'importante è stabilire che il lavoro produce conoscenza per il capitale, quindi una conoscenza che per definizione è contraddittoria. Poi io sono anche aperto al suggerimento di Mauro di dire che il lavoro detiene l'originale, il capitale si appropria di una copia, ma questo non è l'essenza, secondo me. L'essenza è determinare chi produce e chi si appropria di questa cosa. Poi è verissimo che la conoscenza, questo lo dico anche nel mio opuscolo, quando si produce conoscenza si pensa a una persona con una matita, un pezzo di carta, un tavolino e una lampada, e in questo modo si produce conoscenza, ma non è così. Al giorno d'oggi la conoscenza viene prodotta da un'impresa capitalista, organizzata gerarchicamente, in cui ci sono alcuni che, l'esempio dei videogiochi, se leggete l'opuscoletto, è proprio questo, ci sono ingegneri o comunque persone molto specializzate che tracciano in grandi linee come il nuovo videogioco dovrebbe essere, deve essere fatto, e poi di lì in giù tutta una serie di mansioni che vanno fino a, per esempio, a una segretaria che usando il computer scrive le lettere che vengono dettate da altre persone. Quindi secondo me una delle caratteristiche dell'opuscolo è che mette in chiaro come implicito in tutte o comunque tutte le teorizzazioni che ho letto sulla conoscenza, implicito in queste opere, c'è l'idea del singolo produttore di conoscenza isolato dal resto e magari anche producendo idee geniali. Non è così, non è così. Cioè, penso giustamente. Questo però è sottolineato, penso, con forza, perché è una delle idee che vanno contro tendenza e che rendono la teoria della conoscenza moderna diversa da quanto in genere si assume e si presume. Qui ho gettato giù una cosa da non... Se mi ricordo bene, la domanda è che nella produzione di conoscenza ci sono anche dei mezzi di produzione, chiamiamo oggettivi o comunque anche soggettivi, la conoscenza oggettivizzata. Se questa è la domanda, io sono completamente d'accordo, e questo è implicito e nella diapositiva che spiega il processo produttivo appunto della conoscenza, in cui ci sono trasformazioni mentali ma anche necessariamente trasformazioni oggettive, e come mezzi di produzione nel processo di produzione della conoscenza moderna fatta da grandi multinazionali o anche minori imprese,
I lavoratori mentali devono usare necessariamente anche mezzi e oggetti di produzione oggettiva. Penso che questo fosse. Quindi la questione della proprietà tu sì. ponevi. Sì. E poi, che facciamo? La teoria della riflessione? Al prossimo, prossimo incontro. Io sono d'accordo che è un passo indietro rispetto a Marx, però probabilmente il mio punto di vista è molto diverso dal suo. Ah, beh, sentiamolo. Diciamo che a mio parere è molto preferibile il punto di vista, diciamo così, del giovane Lukács, che poi Lukács Maturo peraltro rinnega quello, diciamo, di storia e coscienza di classe, però in questo senso si va in una direzione che Lukács non esplicitamente, ma insomma, è idealistica. Idealistica nel senso dell'idealismo di Hegel, non di quello di Platone o di Berkeley. Colgo dalla relazione, che questo punto di vista non può essere questo, perciò mi interessava capire dove considero un passo indietro e quale però soprattutto, penso che questa non vuole essere una discussione accademica, la posta in gioco di, come detto prima, di questo passo indietro di Lenin e invece del passo avanti che dovremmo fare noi rispetto a quel passo indietro. Beh, questo è spiegato anche sommariamente nell'opuscolo. Abbiamo una realtà esterna, oggettiva. Percepiamo questa realtà. Questa percezione non è oggettiva, non è neanche materiale, diciamo in termini materiali. Questa percezione o qualsiasi tipo di conoscenza non è materiale, ma è una riflessione in noi della realtà materiale che esiste al di fuori di noi. Ora, il termine riflessione secondo me è ambiguo, molto ambiguo. Prendendola letteralmente, se io mi guardo nello specchio, vedo la mia riflessione nello specchio, ma questa è materiale o no? Certamente che è materiale. Se questa riflessione è causata da cambiamenti continui a livello neurologico delle sinapsi, è un processo materiale, il cui prodotto non può che essere materiale. Quali sono le conseguenze? Prima di tutto che il materialismo, questo, mi ripeto, il materialismo non è pensare che il mondo della materia sia superiore o determina qualsiasi cosa, quella dell'idea. Il materialismo è dire che tutto è materia. La semplice nozione che ci sia un mondo delle idee, della riflessione, che non è materiale, già di per sé è fare una concessione a un pensiero idealista. Se la conoscenza non è materiale, allora, come ho detto e come c'è nell'opuscolo, come può una qualcosa che non è materiale determinare o produrre qualcosa che è materiale, valore più valore? Altra considerazione, se la conoscenza non è materiale, i lavoratori mentali cosa fanno? Si muovono nel mondo delle idee senza avere contatto col mondo della materia? C'è tutta una serie di conseguenze che secondo me sono molto deleterie. Io capisco benissimo che Lenin produceva queste idee della riflessione che non era sua, c'era anche precedentemente, e che poi è stata canonizzata nel marxismo della terza internazionale. Posso capire le condizioni storiche in cui Lenin poteva avanzare questa ipotesi.
Però questo non significa tornare indietro e, in tutta modestia, correggere questa nozione. Non so, queste sono le cose che dico anche nell'opuscolo. Mentre la sua è, lei parlava di Lucas, ma in relazione alla teoria della conoscenza, della riflessione, come si collega la cosa? Beh, la posizione di Lucas sarà completamente diversa, però sono due universi non comunicanti. Solo che Lucas non poteva ammettere di essere idealista, infatti preferisce ritrattare e poi va alla ricerca di una filosofia diversa che invece dagli anni 30 sposa anche lui la teoria del risvecchiamento, con dei problemi molto seri. Ma in che senso allora noi decoriamo? Prego? In che senso noi siamo di idee diverse? Ah beh, no, questo non sarebbe noioso per le altre persone. Ah, non sono sicuro. No. È anche una questione poi di intendersi, sì. No, sui termini, cioè no, che senso parliamo di idealismo quando parliamo di Hegel, no? Tant'è vero che poi quando Marx critica il materialismo volgare di Feuerbach è molto più hegeliano di Feuerbach, quando dice Feuerbach, ma guarda che ciliegio, no, che tu dici che è là, che lo percepisci, è il prodotto di